Buongiorno, io sono Paola Bellomi e insegno letteratura spagnola presso il Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne. La stampa è importante anche per la storia della letteratura al femminile, perché finalmente anche le donne iniziano a pubblicare in maniera ed essere più presenti nella produzione e quindi anche nella diffusione della propria letteratura anche attraverso appunto la stampa periodica. Il romanticismo spagnolo possiamo dividerlo in grandi linee in tre fasi. I critici, gli esperti di romanticismo a volte non sono d'accordo con questa periodizzazione, ma credo che sia invece utile per cercare di fissare l'evoluzione del romanticismo in Spagna. Ed infatti bisogna ricordare che il romanticismo spagnolo si diffonde un po' più tardi rispetto ai grandi romanticismi europei. E sarà appunto un movimento, una corrente di importazione e non una creazione autoctona. Si può parlare quindi di un pre-romanticismo, le date sono dal 1808 al 1833, ossia si arriva più o meno dall'inizio del secolo fino alla morte del re Fernando VII, e con la morte del re inizia la seconda fase del romanticismo spagnolo, cioè la fase di pienezza, di maturità del movimento, che possiamo inserire fra 1834 e 1844. Le date indicano essenzialmente appunto la morte del sovrano assolutista. E quindi quel momento in cui gli intellettuali che avevano dovuto abbandonare la Spagna perché contrari alla politica di Fernando VII possono finalmente tornare in patria e quindi creare e pubblicare le proprie opere in patria. 1844 è invece la data che possiamo considerare come termine ultimo di questa fase di pienezza del romanticismo, cioè la data di pubblicazione del Don Juan Tenorio di José Zorrilla, ossia di una delle opere simbolo del romanticismo spagnolo. Da questa data alla fine del secolo, indicativamente, possiamo già parlare di un post-romanticismo. E spesso diciamo che le ultime manifestazioni romantiche spesso si sovrappongono con altre correnti che si erano create, come l'intimismo, e verso proprio gli ultimi anni si sovrappone al realismo che prenderà poi invece pieno possesso dell'espressione letteraria, appunto, verso la fine del secolo. Il romanticismo spagnolo basicamente si può suddividere in due correnti: una che può essere definita come la corrente conservatrice e l'altra come la corrente invece progressista o liberale. Come abbiamo visto in precedenza, la corrente liberale progressista è quella che si rifugia, anzi non si rifugia, scusate, è proprio contrario, cioè si basa su un rinnovamento estetico anche dei motivi letterari, e da lì questo recupero anche di elementi molto originali come, ripeto, il satanismo, rappresentato qui nella presentazione da un altro quadro di Goya in cui ritroviamo la rappresentazione di una riunione notturna di una teorica orgia tra le streghe e Satana. L'altra corrente invece è appunto quella conservatrice e storica, cioè che si rifà molto al recupero delle proprie radici
nazionali in un passato soprattutto medievale, e anche la corrente che si rifà ad un'idea di un recupero del cattolicesimo e quindi anche una forte presenza della religiosità in una accezione positiva della lettura. Le generazioni letterarie sono appunto che ricalcano un po' questa suddivisione che vi ho illustrato. Ho inserito alcuni nomi che sono appunto la prima fase. Si tratta di una generazione di transizione tra gli ultimi scampoli, gli ultimi esempi di neoclassicismo e le prime avvisaglie del romanticismo. E tra questi troviamo, tra i rappresentanti di questa corrente, di questa prima generazione, per esempio il Duque del Rivas e Fernán Caballero, che è lo pseudonimo di Cecilia Boll de Faber, quindi di una donna. Faccio notare che Cecilia Boll de Faber, che è colei che introduce insieme al padre il romanticismo in Spagna, firmava le proprie opere con uno pseudonimo maschile, Fernán Caballero. E Cecilia Boll de Faber, tra l'altro, viene vista non tanto come un'autrice romantica, quanto come una delle prime rappresentanti del realismo spagnolo. La generazione propriamente romantica della seconda fase del romanticismo spagnolo vanta nomi del calibro di Mariano José de Larra, che ha dato un grande impulso al rinnovamento soprattutto di quello che è il racconto costumbrista, il racconto di costume e quindi di questi ritratti della società spagnola, non solo quella urbana ma anche quella rurale, per cui grazie a lui riusciamo anche ad avere un sguardo vivo della Spagna del 1800. E poi abbiamo esempi di drammaturghi come José de Espronceda o Juan Eugenio Hartzenbusch. Troviamo inoltre in questa generazione anche Gertrudis Gómez de Avellaneda, per cui di nuovo troviamo questa anonima nomina che è molto stringata, anche in questo caso un'autrice spagnola romantica. Ed infine, la generazione degli ultimi romantici, possiamo nominare sicuramente José Zorrilla, appunto l'autore che vi ho nominato, autore del dramma Don Juan Tenorio, e Gustavo Adolfo Bécquer, che è un autore che per nascita già quasi oltre anche la generazione romantica, ma l'estetica in cui Gustavo Adolfo Bécquer si identifica, e anche poi la propria vicenda biografica, è morto molto giovane, lo fa rientrare, possiamo farlo rientrare nella generazione romantica. E anche in questo caso nominiamo una figura femminile, Carolina Coronado, come un esempio di autrice che possiamo inserire in questa generazione degli ultimi romantici. Le donne, quindi forse come abbiamo iniziato a intuire da quanto detto fino ad ora, sono presenti nella letteratura romantica spagnola, eppure per lungo tempo, anche nella storia della narrazione, diciamo della storia della letteratura spagnola, si è preferito parlare delle figure femminili come oggetti più che come soggetti, cioè le donne da sempre sono muse ispiratrici, sono anche ingannatrici, sono coloro che traviano, sono la causa della morte, del suicidio del poeta romantico, ma difficilmente sono soggetti, difficilmente sono protagoniste e difficilmente sono
se ne parla come coloro che presentano e sono creatrici e quindi entrano a far parte del canone letterario. Cioè, per molto tempo, ancora oggi, si fatica, se guardiamo alla storia della letteratura, spesso i nomi di autrici sono in netta minoranza rispetto ai loro colleghi maschi. E questo non stupisce, perché anche il romanticismo porta avanti quest'idea di una donna che è una donna che deve, una figura che deve dedicarsi essenzialmente alla casa, alla cura della propria persona, alla cura della famiglia. Quindi è l'ange dell'hogar, l'angelo del focolare. E questo era un tema anche dibattuto nella stampa romantica, come negli esempi che vi porto, tratti dal periodico El Español, che in un articolo intitolato L'educazione delle donne rimarca l'importanza della donna angelicale, della donna come custode del focolare, che non deve però dedicarsi, se non in misura lieve e totalmente alla fine inutile perché infruttuosa, allo studio, alla propria formazione e alla ricerca, diciamo, della propria indipendenza. La donna quindi, ancora nel romanticismo, fatica a trovare una propria dimensione indipendente come autrice, come intellettuale, come creatrice. Questa idea ovviamente durerà per molto tempo e se già abbiamo visto appunto all'inizio di questa presentazione qual era l'idea legata all'intellettuale donna come qualcuno che ha dei problemi legati alla propria sessualità, c'è da dire che anche le donne non hanno aiutato spesso a distruggere questi stereotipi. Ancora negli anni 20, Pilar Primo de Rivera, che è la figlia di Miguel Primo de Rivera, ossia del dittatore spagnolo degli anni 20, affermava: non bisogna essere bambine ingorde di libri che non riescono a parlare d'altro, non bisogna essere delle intellettuali. E Pilar Primo de Rivera si era occupata dell'educazione delle donne spagnole nella sua attività politica. Eppure direi qualcosa si muove. Concepción Arenal è un esempio di un'autrice che appartiene a quest'epoca romantica, al romanticismo spagnolo, e che in un certo senso rompe alcuni di questi stereotipi. Concepción Arenal è diplomata in diritto e questa diciamo è una peculiarità perché lo studio, l'accesso all'università in Spagna non era ancora nell'Ottocento aperto alle donne. Concepción Arenal però aveva un grandissimo desiderio di diventare avvocatessa o avvocata e si decise di travestirsi da uomo per poter frequentare le lezioni all'Università di Madrid, alla Complutense di Madrid. Quando venne scoperta, il rettore esaminò le sue competenze e solo grazie a questa intercessione del rettore, Concepción Arenal, ebbe il permesso di poter continuare a seguire il proprio percorso di studi e quindi di diplomarsi in diritto. Concepción Arenal è stata una poetessa, una drammaturga, ma è importante soprattutto in questo caso, perché è anche colei che più si è dedicata alla riforma delle condizioni in carcere, soprattutto nelle carceri femminili, è autrice infatti di numerosi trattati che riguardano questo tema così peculiare per una donna, ed è anche un'autrice che si è preoccupata molto per la condizione della donna spagnola e
per come aiutare le donne ad uscire e dalle costrizioni ancora cui erano limitate e intraprendere quindi una nuova identità, una nuova indipendenza. Ed infatti in un testo che si intitola L'educazione della donna del 1882, Concepción Arenal esprime quelle che sono le sue posizioni, tra cui, leggo solo una parte della citazione, è un errore grave e dei più dannosi inculcare alla donna l'idea che la sua unica missione è quella di essere sposa e madre, equivale a dirle che di per sé non ha nessun valore. E quindi iniziamo a vedere che anche grazie a donne come Concepción Arenal, il panorama letterario e critico spagnolo inizia a prendere coscienza di che cosa significa essere donna, essere una donna nel 1800 e quindi guardare al futuro con occhi diversi. Anche l'educazione stessa ha contribuito alla situazione di arretratezza in cui la donna spagnola ancora si trovava nell'Ottocento. Perché anche attraverso l'educazione, addirittura attraverso l'insegnamento della grammatica, si perpetravano gli stereotipi. Anche in questo caso vi porto l'esempio che è tratto da un manuale scritto da una donna, da un'educatrice, da un'insegnante, Felipa Máxima de Cabeza, che appunto in un suo manuale, rivolto al bello sexo, quindi al sesso bello, al sesso quindi femminile, per spiegare la concordanza grammaticale, quindi tra il genere e il numero, afferma quanto segue. L'esempio è, per esempio, la manzana y el plátano amarillos. In spagnolo, la mela e la banana sono di genere opposto, cioè la manzana femminile e il platano è maschile. L'educatrice scrive in questo manuale che se fossero due sostantivi, l'aggettivo si metterà al plurale con la terminazione del genere più nobile, e questo è quello maschile. Questo è un esempio che ci ricorda come in realtà l'educazione femminile fosse anche quando era affidata alle donne, in realtà doveva faticare ancora molto per scardinare quelli che erano gli stereotipi di genere. E lo stesso riguarda anche questa questione, riguarda anche la scrittura, in particolare quella poetica. Se ci pensiamo, ancora oggi il genere poetico, la poesia, spesso viene associata ad un genere femminile, cioè le donne scrivono poesie, spesso scrivono però poesie sentimentali. Ancora è abbastanza forte e persiste questo stereotipo. Per quanto riguarda il romanticismo spagnolo, vediamo che in realtà, tra le poetesse che si sono provate con il genere poetico, con la scrittura poetica, si nota come esistesse una specie di sorellanza poetica, cioè di una collaborazione assidua tra autrici che infatti si scambiavano spesso lettere in cui si rivolgevano l'una all'altra definendosi o chiamandosi a mia amica, a mia querida amiga, alla signorita. Quindi riconoscendo anche l'importanza di una rete di collaborazione tra donne autrici. D'altra parte c'è anche da sottolineare come spesso le autrici, le poetesse che hanno avuto un certo riscontro, una certa popolarità, una certa diffusione in questo periodo, devono molto al fenomeno del mecenatismo maschile, ossia spesso il successo o la visibilità che veniva data ad una donna scrittrice era dovuto all'avallo,
all'appoggio pubblico di un autore maschio, affermato che quindi, grazie alla sua autorità letteraria e maschile, dava supporto alle autrici donne. E questo è il caso, per esempio, di Carolina Coronado, che veniva, diciamo, era stata appoggiata da Hatzenbusch, o da Gertrudis de Vellaneda, che aveva ottenuto gli elogi di Zorrilla. Di nuovo, appunto, nella citazione di Gustave de Ville, troviamo di nuovo come la donna, ancora, nonostante appunto abbia dato prova di qualità letterarie riconosciute anche dai compagni maschi, comunque debba scontrarsi spesso con le critiche di autori che non vedono nelle capacità estetiche e letterarie delle donne una vera profondità, come invece vengono ritrovate negli autori maschi. Alcuni esempi di autrici romantiche che purtroppo sono ancora faticano ad entrare nel canone romantico, troviamo per esempio Gertrudis Gómez de Avellaneda, che è un'autrice che nasce a Cuba e lì rimane per i primi 20 anni della propria vita, poi verrà con la famiglia in Spagna. E diciamo che è un'autrice che effettivamente non sappiamo ben collocare se nel canone della letteratura spagnola o già del canone della letteratura cubana o ispano-americana. Gertrudis Gómez de Vellaneda, a parte avere una produzione letteraria molto estesa, è per esempio colei che scrive un romanzo intitolato Sab, pubblicato nel 1841, che è un romanzo anticolonialista e antischiavista. Questo per dire come un'autrice, Gertrudis Gómez de Vellaneda, abbia affrontato dei temi assolutamente innovativi per la letteratura dell'epoca ed anche mettendosi contro una parte dell'opinione pubblica, quindi anche rischiando il dileggio e rischiando le critiche che effettivamente le sono state poi rivolte. Ancora un altro esempio che possiamo notare in questo nuovo, spero, canone del romanticismo spagnolo è l'esempio di Carolina Coronado. Carolina Coronado scrive una poesia molto interessante, perché una poesia interessante perché ci fa entrare in quello che era l'ambiente sociale in cui le autrici si muovevano e anche quello che dovevano sopportare in situazioni pubbliche. Se infatti vedremo come la donna sia un soggetto romantico o un oggetto romantico per molta poesia romantica, vedremo alcuni esempi delle poesie di Beck, lo statuto di poetessa diventa quasi un motivo di derisione da parte dell'opinione pubblica, che quindi solo se mascolinizzata, cioè se viene appunto associata a dei caratteri maschili, viene in parte accettata, ma se invece rivendica il proprio carattere femminile o semplicemente la propria volontà di esprimersi con una voce propria, indipendente da quella maschile, viene dileggiata. E questo è una poesia, un romanzo di Carolina Coronado, in cui la poetessa riproduce l'esperienza, immaginiamo la sua esperienza, quando va a fare visita ad un'amica in un paese di provincia e sente i commenti delle malelingue, che la riconoscono come poetessa. E
La cosa, appunto, le cose interessanti che riguardano questo romanzo sono molte. Tra queste sottolineo come una di queste voci che intervengono in questo romanzo definisca la voce poetica, l'io poetico, come una poetessa che ha voglia, che vuole con la sua scrittura che venga riconosciuta come romantica. E questo, in senso ironico, è un'accusa di voler arrivare a occupare il posto che invece era proprio dei poeti maschi. Sono proprio le donne di cui ascoltiamo le voci in questa poesia che causano il maggior danno alla poetessa, al dio poetico, perché decidono di liberarsi in un certo modo della presenza oltraggiosa della poetessa in pubblico. Ridendo di lei, cioè la poesia appunto si conclude l'ultima parte con le risate ha, 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 di derisione che hanno lo scopo di far allontanare la poetessa dalla scena in cui si svolge l'azione. D'altra parte, appunto, a questa idea di donna amante o di donna amata o di donna del focolare, ma comunque di una donna che è sempre guardata ma non può guardare, viene portata avanti anche da un grandissimo poeta, appunto dicevo prima che è un post quasi romantico già, che è Gustavo Adolfo Bécquer, autore di una raccolta intitolata Rimas y Leyendas, in cui troviamo tutti gli stilemi propri del romanticismo spagnolo. E però appunto in queste poesie, spesso nelle poesie di Becker che sono rivolte ad una donna amata, notiamo come la donna sia rappresentata sempre come un oggetto da osservare che deve rimanere muta, deve essere bella, ma non deve avere una propria voce. E se leggiamo, per esempio, la rima quarta, nella mia traduzione, il poeta scrive: Non dite che, esaurito il suo tesoro, di te mi assenti, si è ammutolita la lira. Potranno non esserci poeti, ma sempre ci sarà poesia. Finché esisterà una bella donna, ci sarà poesia. E in questi versi vediamo come la donna sia funzionale alla poesia, purché sia bella. Se la donna fosse brutta o fosse antipatica, non sarebbe buona, non sarebbe abile per la poesia. E così anche in un'altra rima, la rima 34, Becker afferma, scrive: Passa muta e sono i suoi movimenti silenziosa armonia. Suonano i suoi passi e al risuonare ricordano dell'inno alato la cadenza ritmica. Lei ha la luce, ha il profumo, il colore e la linea, la forma generatrice di desideri, l'espressione, fonte eterna di poesia. È stupida? Bah! Finché tacendo custodisce oscuro l'enigma, sempre varrà quello che io credo che non dice, più di qualsiasi altra cosa che mi dica. Ossia, la donna è osservata, è oggetto, ha la luce, ha il profumo, ha il colore, genera desideri, ma è muta. Non ha diritto di parola, non ha voce. E se anche fosse stupida, il poeta non se ne accorgerebbe perché quello che interessa al poeta è la visione esterna, l'aspetto esterno e quindi, essendo muta, non avendo voce, la donna può anche essere stupida, ma ai fini della creazione poetica questo non ha
nessuna importanza purché rimanga zitta, muta. Fortunatamente le cose cambieranno e, avviandomi già alla conclusione di questa presentazione, possiamo dire che oggi la letteratura spagnola riconosce le autrici che vi ho presentato molto brevemente, così come l'eredità di queste autrici romantiche è stata accolta poi dalle generazioni successive, e così vediamo per esempio un'autrice come Rosalía de Castro che rinnoverà a sua volta il linguaggio poetico già nella fase post-romantica e addirittura, soprattutto nelle generazioni giovani, attuali, spagnole, Rosalía de Castro è considerata un simbolo, tanto che appunto viene riprodotta anche come gadget, la riproduzione in stile Andy Warhol, quindi un'appropriazione della cultura popolare, della cultura pop di questa autrice, che è diventata un simbolo anche per le generazioni giovani, dei giovani spagnoli e delle giovani spagnole. E accanto a Rosalía de Castro vi nomino anche Emilio Pardo Bazán, che sarà la grande autrice del realismo spagnolo, che spesso si faceva ritrarre seduta alla propria scrivania mentre componeva, mentre scriveva, sia a mano e poi essendo moderna, anche grazie attraverso la macchina da scrivere. Quindi le cose stavano cambiando già alla fine dell'Ottocento e il femminismo, o comunque i messaggi che possiamo definire come femministe di liberazione della donna, anche come autrice, stavano progredendo anche nella società spagnola, grazie anche al lavoro delle autrici, delle poetesse, delle drammaturghe, delle narratrici e delle giornaliste spagnole, come appunto Emilia Pardo Bazán. Termino questa presentazione con una brevissima bibliografia essenziale per poter approfondire o ampliare le poche note che vi ho presentato oggi, per appunto partire alla riscoperta di una letteratura ancora che può regalare ancora molti spunti e anche può servire per presentare un nuovo canone, finalmente rinnovare il canone letterario del romanticismo, legato al romanticismo spagnolo e quindi anche europeo. Vi ringrazio per l'attenzione e rimango a disposizione se avete curiosità o se avete dei commenti, dei suggerimenti, molto volentieri. Vi ringrazio.